Ciao, Doc. Entra. Avanti. Siedete. Siediti. Diamo un'occhiata. Allora, con chi eri affiliato ai tempi? Non credo di capire cosa... Non me mientas. Caporale, ho passato 20 anni a rattoppare bandas de motoristas y pandilleros a East Los Angeles. Conosco il genere. E questa? Non credo che c'entri una stufa. Va bene, tienila pulita e guarirà da sola. Cicatrice a parte. Voglio rivederti tra un paio di giorni per un controllo. D'accordo. È buffo. Con la città invasa e in fiamme, quartieri in guerra da decenni si sono uniti per lottare. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods, Crips. Non importa. A volte serve una guerra per cancellare i rancori. Grazie, Doc. St. John, rispondi, Taylor, chiama St. John. Giorni, decine di nuove reclute hanno infoltito i nostri ranghi. Vi diamo il benvenuto. Non ci importa del colore della vostra pelle. Non ci importa da dove veniate. Non ci importa se siete uomini o donne. Non ci importa se siete gay, lesbiche, bisessuali o transgender. Questi aspetti sono al di fuori del vostro controllo. Sono cose che Dio ha voluto e noi le accettiamo. Chi non siamo disposti ad accettare sono i bugiardi, i ladri, gli stupratori, gli assassini, i fornicatori, gli adulteri, gli spergiuri, i tossicodipendenti e i criminali di ogni specie. Che lo siano in questa vita o lo fossero in quella precedente. Il vostro comportamento agli occhi degli uomini e di Dio è vostra unica responsabilità. Qualsiasi soldato o ufficiale ritenuto colpevole di trasgressione, anche piccola, verrà condotto qui, su questo patibolo, e impiccato fino al sopraggiungere della morte. Una punizione che potrà anche apparirvi crudele, ma credetemi, i nostri castighi sono un atto di misericordia a confronto del giudizio divino che sta per abbattersi sul mondo all'esterno di queste mura. Nessuno di noi è perfetto. Noi non pretendiamo perfezione. Ciò che pretendiamo sono obbedienza, ordine e disciplina. Queste saranno le armi per vincere la guerra. Compagnia, potete andare. St. John, rispondi, Taylor, chiama St. John. Taylor, non ti sei fatto più sentire. Temevo ti fossi avvicinato troppo all'uomo che stavi seguendo.
No, sono vicino. Sono proprio nel loro cortile. Ascolta, avrei bisogno di una mano. Sono in un piccolo accampamento a sud di Crater Lake, non distante dalla South Rim Drive. Taylor, stammi a sentire. Non ho idea di cosa tu stia combinando, ma sta... Va via, amico, circolare! Oh, no, merda! No, no! No, no, lasciami! No! Taylor! Taylor! Oh, Cristo! St. John, tenente Whittaker, mi ricevi? Passo a un canale privato, aspetta. Dico, mi senti? Sì, stavo guardando il modulo. C'è scritto... silicato? Sì, mi serve per la fase stazionaria delle cromatografie su colonna. Eh? Le croma cosa? Scusa, è solo una parte della mia ricerca che sta dando buoni risultati. Ok, il silicato. Dove lo trovo? Cavolo, credevo di averlo scritto sul modulo. Allora, c'è un piccolo emporio a sud-ovest, vicino a Masama Village. Prova lì. Sì, ricevuto. Grazie. Scusa, perdonami. Buon lavoro, caporale. Sì, signora. Tenente. Passo e chiudo. Silicato, ma cos'è questo silicato?
mesi fa, quando eravamo nell'incubo, abbiamo avvistato una vera e propria orda di furiosi. Mi senti? Dico. Sono qui. Abbiamo molto di cui parlare. Signora? Questo è un canale privato. Dick. Ok. Voglio che tu sappia che dicevo sul serio riguardo il fatto che tu sia rimasto. Beh, lo capisco. Deve essere facile. Che diavolo potrei andare? Anche se lo facessi, insomma. Vorrei restituire questo splendido cappello. Inizio ad affezionarmi. Sì, ci scommetto. Ok, va bene, devo tornare al lavoro. Il lievito ha già riempito una decina di piastre di vetri. D'accordo, tienimi da parte qualche proteina virale. Non mancherò, tenente Whittaker, chiudo. Stammi a sentire. Porta i tuoi uomini fuori di lì. Non siamo pronti ad affrontarli. Ricevuto? Sì, signore, non me lo faccio ripetere. Russell, chiudo. Forza, muoviamoci! Andiamo! Ci ritiriamo, andiamo! Forza, forza! Il posto sembra questo. Andiamo a cercare del silicato. Ok, ragazzi, come siete entrati? Tutto sbarrato. E ora come entro? Forse da qui dovrei riuscire ad arrampicarmi. Del carburante. Serviva proprio. Piena. Vediamo che posso fare.
Forza, entra! Alla grande. Potrebbe tornare utile. Ok. Preso in pieno. Da questo buco, forse. Bene, un simpatico negozietto. Dove sarà il negozietto? Andiamo! Silicato, sì, beh, deve essere qui in giro.
Silicato, dovrebbe andare. Mai visto parcheggiare peggio. Forse dovrei spingerla. Andiamo, puttano. Sì. Sì. Ok. Parcheggia dove vuoi, eh? Dacci un taglio! Sara, dicevi? Ho il silicato che mi hai chiesto. Caporale St. John, ti sento. Sono in riunione con il tenente Weaver. Caporale St. John, quando tornerai in missione per me? Non lo so. Weaver? Caporale, ti voglio qui a rapporto quando torni sull'isola. Chiudo. Cosa cazzo pensi di fare? Ehi, Doc, ci sei? Caporale St. John, Doc in me. No! Ehi, Doc, ci sei? Caporale St. John, Doc Jimenez, rispondi. St. John, come va il braccio? Alla grande, la crema che mi hai passato fa letteralmente miracoli. Fantastica. Questo lo stabilirò io. Comunque, ascolta, ti chiamo solo per una domanda. Tu conosci bene il tenente Weaver? Il tenente Weaver? Sì, lo conosco. Come tutti gli altri ufficiali. Perché? Non lo so, è solo che esco spesso in missione per loro, per lui e il tenente Whitaker, e ho come l'impressione che, insomma, Weaver è un po' troppo insistente con lei. E la faccenda non mi piace. Sara Whitaker sa badare a se stessa. Ascolta, St. John, il colonnello non ammette troppe confidenze tra ufficiali. Ti consiglio di starne fuori. Dovrebbe reggere. Ok, Doc. E non preoccuparti del tenente Weaver. Non è un santo, ma ho visto di peggio. Passo e chiudo. Che te ne pare, stronzo? Scommetto che non attaccherai più nessuno. Avvicinando. Ah, c'è un altro nido. Devo bruciarlo. Bene. Altre taglie.
Caporale. Ciao, sergente. Ci hai dato dentro, eh? È tutto. Caporale, fa attenzione. Weaver, giuro su Dio che... Beh, non reggi la competizione? Via, sparisci! C'è qualche problema? Signora? Facevamo due chiacchiere, caporale. Tenente? Cos'è successo? Niente, è solo... Weaver crede che il fuoco e gli esplosivi siano la risposta a ogni problema. Al diavolo! Sì, al diavolo, tieni. Grazie. Ti prego. Che c'è, dico? Non ringraziarmi. Tutte le volte che mi ringrazi, finisco in missione con un altro dei tuoi stupidi moduli di richiesta. I miei stupidi? È questo che pensi? Che il mio lavoro sia una perdita di tempo? No! Cosa intendevi allora? Sai, non capisco perché tu sia ancora qui. E va bene, lascia che te lo spieghi. Ho trascorso gli ultimi 2 anni a uccidere furiosi. Uno per uno. Eravamo così vicini che sentivo il tanfo della carne putrefatta tra i loro denti. Quindi se stai lavorando su qualcosa che li distrugga, ci metto la firma. Ma se non mi vuoi qui, puoi ordinarmi di andarmene, signora. Deacon, aspetta. Mi dispiace, ok? Senti, io ho bisogno. È solo... Grazie. Apprezzo il tuo aiuto. Ah, caporale, l'uomo del momento. Ehi, sergente. Ah, spendaccione. Ah, finalmente si ragiona. Sì, ok. Ci vediamo, caporale. Ehi, dormi sempre con un occhio aperto. Caporale St. John. Sergente, come va? Ok.